Buonasera Daniela, come va in Ecuador? Ciao Sergio, qui ancora è presto, fra un po' l'ora di pranzo. Ah, è Come vero, va? È cioè. qua la situazione più o meno un po' complicata economicamente e politicamente, ma ancora si sta bene, dai. Dai, la natura almeno vi salva, almeno quello ce l'avete, insomma. Sì. Comunque grazie per invitarmi al tuo programma della Centrale Naturale. Grazie a te di aver accettato. E niente, stasera volevo parlarti, te l'avevo accennato, dello sciamanismo, sciamanesimo, che tu conosci bene perché diciamo è una tua passione, no? Sì. Insomma, da quelle parti lì l'America Latina è diciamo una zona proprio che è portata insomma per questo, insomma ancora è presente, si sente ancora forte questa cultura sciamanica, no? Sì, certamente. È E molto forte e presente. la prima domanda che ti volevo fare, poi casomai andiamo a braccio, è il rapporto con la natura, no? Che c'ha lo sciamanesimo, con la natura primordiale, con l'intero cosmo. È un'antica forma, e forse è la più antica forma di rapporto col divino, no? Con Dio. Che Sì, dici? certamente. Lo sciamanesimo è una delle forme più antiche di spiritualità dell'essere umano, no? E questo sciamanesimo si basa su una profonda connessione con la natura primordiale, come dici tu, con l'essenza spirituale che giace in tutto il creato e l'intero cosmo. Nello sciamanesimo si ha la consapevolezza di che tutto nell'universo è interconnesso. E che gli esseri umani sono parte integrante di questa rete di relazione, no? Naturale. Nella cultura sciamanica la natura non è solo un ambiente esterno, no? Ma è vissuta come un'entità viva, consapevole e sacra, in cui è possibile comunicare e interagire con gli spiriti della natura. Questa connessione con la natura e con il cosmo è centrale nella pratica sciamanica, no? Anche tutta la cultura indigena, c'è proprio una relazione diretta con la natura. E poi, beh, in queste pratiche, no, ci includono rituali, danze, canti e altre pratiche che creano una relazione armoniosa con questi elementi naturali e con gli spiriti che la abitano. E nello sciamanesimo si vive la guarigione attraverso queste pratiche in corpo e anima. Lo sciamanesimo è custode di grande saggezza e dona la guida spirituale che porta con sé l'equilibrio con il flusso universale, no? Come dicevo. E sì, lo sciamanesimo è una delle forme più antiche di rapporto con il divino, che si basa proprio su una concezione di divinità, di sacralità che si manifesta attraverso la natura. E piuttosto che attraverso dogmi religiosi o istituzioni, no? E che come la religione cattolica ci sono deità invisibili o defunte che non conosci, che non hai una relazione diretta. Invece, qui non ci vuole una fede cieca perché la natura la vedi, cioè il sole sta lì, la luna sta lì, la natura, gli animali, il vento, che poi si decifra questo linguaggio della natura, cioè lo si vede direttamente, quindi se viene un animale, uno spirito di un animale, perché quando viene un animale ha uno spirito connesso con il flusso naturale dell'universo, no? Quindi è un essere spontaneo connesso con il mondo spirituale, non ha la mente perturbata dell'essere umano moderno, no? Sta in armonia. Quindi dentro questo flusso ci sono dei movimenti dove se si avvicina un uccelletto a noi c'è un motivo. Se il vento soffia in un determinato modo, a una certa ora, c'è un motivo e diciamo che le persone connesse, molto connesse, non necessariamente proprio sciamani, ma connesse con il mondo sciamanico, sanno decifrare. Quindi una persona semplice, una donna di campagna, una contadina, che magari non è proprio una sciamana, sa di erbe perché è una mamma, vede un uccelletto, sente il crepitare del fuoco, già capisce questo linguaggio perché è connessa a questa cultura. Ecco, questo sarebbe un po' l'idea. Sì, ho capito, è molto interessante nel senso che
che è molto simbolico, cioè molto, cioè mitologico, nel senso che i simboli, le figure, gli animali, anche nei sogni, sono tutti, diciamo, messaggi che vengono, insomma, da questo mondo, e se uno riesce a capirli, a interpretarli, è come fosse una grammatica, uno studio. Sì, beh, più che, non so se è proprio una grammatica, no? Quello, diciamo, che è un modo più occidentale di spiegare il mondo, no? Come un geroglifico che c'è da leggere, no, non è proprio così, è un modo più spontaneo, intuitivo. Sì, ho capito, Lucia, l'avevo detto così, ma non era la parola giustamente esatta. E avevi parlato anche di religione a un certo punto, no? Del cattolicesimo. E lo sciamanesimo come si è, perché dopo sono arrivati gli spagnoli da voi, insomma, hanno fatto tutto quello che sappiamo, ed è arrivata la religione cattolica, no? E com'è stato l'impatto con questa cultura antica, col cattolicesimo? Guarda, l'impatto è stato fortissimo, soprattutto nell'invasione spagnola, mal chiamata conquista, no? È stata un'invasione violenta, senza rispetto, aggressiva, hanno stuprato donne, hanno fatto un casino, no? Tant'è vero che dicono gli indigeni, noi ci hanno dato la Bibbia e hanno detto prega, chiudi gli occhi, e quando abbiamo aperto gli occhi ci avevano fregato le terre. Allora davano in cambio un Dio invisibile, una religione imposta sopra qualcosa che loro avevano già bello e armonioso, no? Adesso lo sciamanesimo, anche se è stato influenzato dalla religione, lo sciamanesimo in sé non è una religione nel senso tradizionale del termine, no? Si tratta piuttosto di un sistema di credenze e pratiche spirituali che si basa sulla relazione rispettosa dell'umano con la natura, come un essere vivo, come ti dicevo, no? Vivo e potente. Nello sciamanesimo si apre questa comunicazione con lo spirito che risiede in tutto in modo diretto, e si riconoscono e rispettano gli spiriti della natura direttamente. Però molti popoli indigeni che praticano varie forme di sciamanesimo che sempre includono guarigione, la comunicazione con questi spiriti, ma che possono essere state influenzate dalla religione. E anche se, diciamo, lo sciamanesimo e il cattolicesimo sono tradizioni spirituali molto diverse, hanno pratiche e strutture proprio concettuali proprio distinte, e però si verificano fenomeni di sincretismo religioso, dove ad esempio gli elementi dello sciamanesimo si sono mescolati con le pratiche un po', ma più che altro in modo dell'immagine. Per esempio, la Vergine Maria si associa allo spirito della natura, madre terra, con la Pacciamamma, la madre terra, lo spirito della cascata, dell'acqua, il femminile, a Gesù, che poi anche nella religione cattolica dietro Gesù c'è un sole, no? Quindi che cosa ha fatto l'indigena, l'indiano, mal chiamato indiano? Il carattere dell'indigena è semplice: sono persone umili, sono alla mano, sono aperte, sono buone, sono pure, proprio per questa spontaneità più naturale, connessa alla natura. Quindi io immagino, no? Che ascoltavano, cercavano di capire al bianco, cercavano di capire al prete missionario, e dire ma che mi vuole dire questo, ma che bello, che interessante, no? È come una mitologia, come una favola. Quindi hanno un po' messo sopra quello che già vivevano, cercando di non mancare di rispetto al bianco, che poi veniva con questa arroganza dicendo questo è così e tu devi credere così, guarda che ti sbagli, lo devi capire. Allora dentro l'ingenuità si è messo sopra, no? Proprio come sovrapporre delle immagini. Allora Gesù, lo spirito di Gesù si associa un po' al Dio Sole, alla parte maschile,
della sì, razionalità. Sì, ho capito, nel senso che il cattolicesimo, diciamo, nel bene e nel male, ha preso, diciamo, delle cose dei popoli dove andava e l'ha incorporata nella propria religione, così insomma è riuscito anche a prendere molta più gente, molte più persone rispetto ad altre religioni che casomai sono più rigide, tipo, che ne so, i protestanti non c'hanno simboli, non c'hanno figure, invece i cattolici nel bene e nel male, insomma, l'hanno fatto sicuramente per prendere più persone possibile, però comunque hanno dato spazio pure al paganesimo, diciamo. È un po' un misto. Sì. Questi sincretismi, cioè, variano molto di luogo in luogo, no? E comunque in generale, cioè, sono due tradizioni molto distinte, separate, con pratiche e credenze che differiscono significativamente l'una dall'altra. Ah, e certamente, quindi a me quello succede sicuro. Che quando vedo queste immagini, all'inizio soprattutto, no? Quando andavo dallo sciamano, io mi aspettavo, che ne so, che questo sciamano era completamente connesso alla Pachamama, agli elementi naturali, che per esempio nello sciamanesimo si usano elementi donati dalla natura. Allora, se per strada tu trovi un uccello, un falco ad esempio, lo trovi nella tua via, è un dono della natura. Dici, wow, cioè proprio a me è capitato che sto trovando questo corpo, quindi prendono le ali, prendono le piume, consacrano l'animale, si mette un po' di tabacco sopra il corpo dell'animale, soprattutto, cioè, in tutte le culture indigene d'America c'è questa pratica di rispettare e di ringraziare, c'è questo atto sempre di ringraziare per i doni che la natura ci dà. Quindi, e lo sciamano cosa fa? Utilizza pietre, utilizza piume, utilizza il palo santo, le resine, tutto quello che viene dalla natura per aiutarsi, no? A connettersi con questi spiriti che come la pietra è totalmente connessa, la pietra è un nonno, è un essere che sta qui nella terra da milioni di anni, no? Quindi avrà una saggezza che l'essere umano non ha. Allora, vabbè, per farti un riassunto, no? Lo sciamano c'ha tutti questi elementi nel suo posto, nella sua casetta dove fa le guarigioni. Però a un certo punto io arrivavo, vedevo la Madonna con il palo santo, la piuma a fianco dell'immagine di Gesù, e un attimo dice, ma che è questo? Come glielo spiego? Cioè, glielo vorrei proprio spiegare all'indigeno di io, senti, lascia perdere proprio, no, perché nel mio caso, no, io ho avuto un rifiuto con la religione cattolica perché ho visto cosa succede lì, no? E che si cerca di confondere un po' alle persone e non si capisce che la qualsiasi pratica spirituale deve essere realizzata al di fuori della Chiesa, nel giornaliero vivere, nel rispetto e nell'amore per il prossimo, e che il luogo sacro non sta lì nella Chiesa. La sacralità deve essere a ogni passo, in ogni momento, nella nostra relazione con tutto ciò che ci circonda, che è la vera creazione di Dio, no? Comunque il bello è che, anche se io avevo questo un po' scontro con questo sincretismo, che non tutti i sciamani hanno, solo alcuni, e è bello vedere che in realtà l'essenza sciamanica rimane pulita. Magari sì, chiamano la Vergine Maria, per esempio c'era la Venadita Maria Placida Rodriguez, che è una sciamana che stava a 10 minuti da dove abito io. Io abito nella metà del mondo, Quito, Ecuador, vicino alla capitale c'è un posto di campagna che si chiama Tumbaco, nella valle, e c'era questa signora che è una sciamana famosissima. Lei, da che era ragazzina, era naturalmente connessa con la veggenza, con l'intuizione, con la saggezza, e aveva avuto un'esperienza che lei ha avuto una febbre, si è ammalata fortemente, è entrata in un trance, ha viaggiato nell'astrale e si è trovata con quello che lei chiama Gesù. Allora lei ha proiettato lo spirito guida come Gesù, perché era stata educata nella religione cattolica apostolica romana. Però questo Gesù
che prendeva la forma di Gesù nel suo immaginario, nella sua psiche, e gli disse di andare nella terra e guidare attraverso e guarire le persone attraverso le piante, quindi attraverso la tradizione della curandera, dello sciamano, perché la curandera, diciamo, si dà più alla mamma che sa usare, la mamma, la nonna che sa usare le piante, che ti fa le tisane, che utilizza elementi naturali, come una naturopata, diciamo, una naturopata spirituale, ma che magari non ha il titolo sciamanico, però che realmente il titolo non parla molto di quello che è veramente la persona, la vedi tu. E questa signora, cioè, era una quasi santa, io l'ho conosciuta quando era vecchietta, che ci avevano più di 90 anni, infatti dopo è morta, ma mi è rimasto molto impresso questo, perché lei per esempio guariva i bambini. Allora succede che in Occidente non si conosce cosa succede a livello energetico, perché noi non siamo solo materia, questo lo dice anche la scienza. La scienza, l'ultima cosa che ha detto, è che la materia è energia, quindi noi siamo energia, quindi dobbiamo conoscere come si muove questa energia. L'aura esiste, non è che se l'ha inventato un fattone degli anni 60, l'aura esiste, l'energia esiste. Quindi quando per esempio un bambino ha uno spavento molto forte, perché è caduto, perché c'è stata esplosa una bomba, che ne so, cose forti, potenti, o perché i genitori hanno litigato in modo forte di fronte a lui, l'anima si ritira verso il mondo spirituale, cerca di abbandonare il corpo perché l'esperienza vitale è molto traumatica. E questo è, in Latino America si chiama el espanto, sarebbe lo spavento, il susto o la susta, secondo la cultura, secondo il paese. Qui si chiama l'espanto, lo spavento. E questo spavento può portare alla larga a patologie fisiche, nel senso si abbassa le difese immunitarie, il bambino non riesce a dormire bene, è nervoso, e in casi gravi potrebbe anche dare schizofrenia, perché quando ci sono troppi traumi la persona non vuole stare presente, quindi l'energia si assenta dal corpo e il cervello comincia a funzionare male, sta in uno stato di sonno, è come se uno sogna a occhi aperti, lo schizofrenico sogna a occhi aperti, quindi lo schizofrenico percepisce spiriti del basso astrale, ma anche immagini create dalla propria mente, perché sta sognando. Quindi allo stesso modo che uno attraverso i sogni può accedere a parlare, che non so, con la nonna morta o con spiriti guida, puoi anche accedere a immagini create attualmente. Quindi è un caos terribile. Questo come per dirti che è una delle conseguenze di una cosa energetica che la scienza continua a voler operare al cervello e impasticcare i ragazzi pieni di questi problemi che non si risolvono poi. Perché ci vuole tutto un lavoro che ha a che vedere con le emozioni, con lo spirito e con il fisico. Allora, cosa faceva per esempio la Venadita, questa mia plastica? Lei lo spirito e chiamava la Madonnina, quindi lei parlava con la Madonnina, ma la Madonnina in realtà è lo spirito della natura, ma in un modo rispettuoso, e connettersi con gli spiriti superiori, quindi con le coscienze di altre dimensioni che stanno al di sopra della nostra. Perché noi abitiamo in varie dimensioni, noi siamo in una dimensione, una dimensione umana, dove abbiamo spazio, tempo, carne, e abbiamo i nostri limiti, ma ci sono spiriti di altre dimensioni dove non esistono questi limiti, dove c'è una coscienza, no? Diretta di quello che bisogna fare. Allora lei e la curandera in generale connettono con questa energia. Poi la puoi chiamare Vergine Maria, Pacciamamma, spirito guida, quello con, la puoi chiamare come ti pare, ma è una coscienza, sono entità reali che esistono veramente e che ci possono aiutare, che vengono dalla luce, no? Perché ci sono anche entità scure, ma quando uno agisce attraverso l'amore puoi chiamarlo come ti pare, basta che in essenza tu sei connesso con l'amore, con la guarigione.
Allora, per finire questo discorso di questa sciamana, quando io sono arrivata con il mio bambino che era caduto, non avevo fatto in tempo nemmeno a entrare nel recinto del suo terreno, che lei da lontano mi guarda e mi dice: Madonna, hai fatto cascare questo bambino, dai, vieni qua che ti do una mano. E io non gli avevo detto niente, manco buongiorno. Poi ho detto: sì, buongiorno, sì. Immediatamente ho visto cosa gli succedeva al mio bambino, che infatti non riusciva a dormire, stava nervosissimo, stava male. E lei, invocando alla Madonnina, utilizzando delle piante, del tabacco, anche l'uovo, non gli è passato l'uovo, è riuscita a riportare dentro l'energia che era smossa, che si era scossa per questo spavento. Ma io sono rimasta a bocca aperta, perché anche se uno ci crede a queste cose, uno tende a dubitare, dice: ma sarà brava, chissà se questa veramente lo sa. Io sono rimasta a bocca aperta. Mio figlio è entrato che stava male, piangeva, è uscito che si ammazzava le risate. Era una settimana che non rideva. Non è che gli ha fatto chissà che, cioè è stata una cosa, cioè il giorno e la notte. E mio figlio da quel giorno ha dormito benissimo, tutto ok, niente problemi nervosi. Una cosa spettacolare, ecco, Sergio, il fatto che Ah, sia. interessante, perché comunque sì, il mondo occidentale, la parte nostra qua, siamo molto più sul materialismo, abbiamo perso un po' tutte queste, forse da voi c'è ancora un po' di più, no? Questa cosa. Sì, per fortuna è rimasta viva perché lo sai, qui, cioè, menavano agli indigeni, li picchiavano, li trattavano come schiavi, pur di fare, cioè, li facevano pregare per forza, leggere e imparare la Bibbia per forza, cantare il latino, cioè un'aggressività pazzesca, che meglio non ne parliamo perché è una storia molto triste, No, però, no. ecco, malgrado questo, è rimasto Qualcosa. vivo questa connessione con la natura. Qua c'è molto spazio, poi c'è molta natura, non è una terra troppo popolata. Ah, quello sì, è Quindi. bello, insomma, c'è ancora, la natura è ancora forte, diciamo, c'è ancora energia forte da esprimere. Potentissima. L'unico problema è che poi non ne parliamo oggi, che ci avete altri problemi grossi. Di politica, sociali, narcotraffici, eccetera, eccetera. Però vabbè, quello fa parte del mistero della vita e pure di tutti i problemi che si sono accumulati nei secoli, insomma, in centinaia di anni. Vabbè, comunque la domanda che ti volevo fare dopo era, diciamo, quella forse più importante, no? Dello sciamanesimo, nel senso, come si diventa sciamani? Cioè, è una chiamata, devi andare da un maestro, se fai qualcosa da solo è pericoloso, che ci puoi dire di questo? Allora, penso che sia come ogni cammino, quando uno, già da quando uno è piccolo, uno sente il richiamo. C'è chi attira la musica, chi attira la medicina, chi attira, che ne so, l'agricoltura e così via. Quindi già quando uno è giovane, cioè io sin da bambina già sapevo, io credo che noi quando siamo bambini siamo pure connessi e già sappiamo. Quindi sì, ti attira, no? Diciamo nel caso dello sciamanesimo. Uno venendo a conoscenza di questa via ti attira e dici: questo mi piace. Adesso nelle tradizioni, diciamo il modo tradizionale, sì, nell'ambiente indigena, se c'è un adolescente che vuole diventare sciamano, c'è un percorso. Allora adesso dipende molto dalla cultura. Nello stesso Ecuador cambia molto il modo, l'approccio nella foresta amazzonica che nelle Ande, che nella cultura afro-equatoriana che c'è nella costa equatoriana, che c'è anche magia diciamo, un nesso più africano. Adesso c'è sempre un percorso, sì, ci sono delle diete, anni di stare insieme ai sciamani, stare proprio imbevuto nella cultura e capire veramente. Non è che vieni qua una settimana e stai in un holiday, shamanic holiday come li chiamano, e diventi sciamano, no? È proprio un modo di vita dove tu consegni la tua anima e corpo a un cammino. Allora, adesso se
non è pericoloso, però lo devi conoscere, no? Quindi devi stare lì, devi fare diete, devi ascoltare quello che ti dice lo sciamano, devi conoscere gli elementi, come usare la candela, come usare l'incenso, capire gli spiriti della natura, stare del tempo magari da solo in mezzo alla natura per non ascoltare la voce umana, no? Quindi creare questo silenzio interiore, questa pace che ti connette con queste voci che possono venire sia dagli spiriti della natura, come lo spirito della montagna, lo spirito del posto, ci sono folletti, c'è lo spirito dell'acqua, come si conoscono come le ondine in occidente, però qui li chiamano in diverso modo. Per esempio nella foresta amazzonica c'è lo spirito della madre terra, che si chiama Nunqui, che è rappresentato da una bambina che se tu tratti con rispetto alla natura e fai quello che devi fare, quindi servi al prossimo, agli animali o alla natura, Nunqui ti dà l'abbondanza. Adesso pericoloso sarebbe prendere le piante di potere, ma lo sciamanesimo non è solo legato alle piante di potere. Diciamo che le piante di potere, quindi le cosiddette piante allucinogene, che in realtà non creano allucinazioni ma visioni, perché attivano parti del cervello specifiche, e quando prendi queste piante di potere ovviamente si deve stare attento, perché sono sostanze chimiche, quindi... Che te posso dire, io non mi farei un frullato di caffè con l'ananas ad esempio, perché vomito sicuramente. Quindi lo stesso avviene con queste sostanze, che non solo hanno un effetto fisico, nel senso tu devi fare una dieta, perché dopo se prendi la pianta di potere puoi stare male, puoi vomitare molto o avere tachicardia o non avere la forza necessaria. Quindi prima di prendere le piante di potere è bene che tu hai un buon stato di salute, almeno abbastanza buono per resistere, per non spaventarti, soprattutto se è la prima volta. Poi anche se stai male, anzi proprio quando stai male, puoi prendere anche le piante di potere se te la senti, se senti che il tuo corpo riuscirà a sostenere il viaggio, perché delle volte le piante di potere sono molto 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 potenti. Poi dipende, no? Ci sono piante più leggere, come ad esempio la foglia di coca. La foglia di coca è come un caffè, diciamo, una pianta che ti dà energia, che ti aiuta a camminare lunghe distanze, anche riflessiva, ma non c'entra niente con la cocaina, no? È tutta un'altra storia la foglia di coca. Però è una pianta sacra, anche è una pianta di potere più leggera, quindi la puoi fare da solo senza problemi. Cioè prendi foglia di coca, la mastichi, camminando la natura non succede niente. Adesso se vai a prendere dosi potenti da ayahuasca, prima di tutto lo devi fare con uno sciamano, perché già la preparazione è complessa. Non è che prendi la liana e la fai bollire, hai fatto, no. Prima di tutto si mischia la ayahuasca con un'altra pianta che si chiama chacruna qui in Ecuador, e dopo bisogna parlare con la pianta. È importante, perché la pianta ha uno spirito. Allora non va bene che, per esempio, prendi la ayahuasca, la porti in laboratorio, sintetizzi DMT, lo fai in polvere e lo vendi. Quello è un modo freddo e stupido di farlo, e non ti permetterà di vedere veramente quello che devi vedere. Sì, magari se la persona è una persona molto connessa con lo spirito e ha molto rispetto, già conosce le piante di potere e prende un DMT sintetico, può avere un buon viaggio per il rispetto e il nesso interiore che ha la persona con la natura, ma non è detto. E se questo viaggio fosse avvenuto nella foresta amazzonica con uno sciamano, con una ayahuasca fatta e pregata dallo sciamano, il viaggio sarà 10.000 volte meglio. Per farti un esempio, adesso... Sì, ho capito, nel senso che cioè, è tutta un'altra cosa, cioè la natura, il rispetto, diciamo, proprio l'ambiente, insomma, un po' tutto, la situazione... certo... Ma parlare alla pianta pure, perché è incredibile che... Il avere una relazione con lo spirito come se fosse un'altra persona, tu gli parli e dici grazie per donarti, aiutami ad avere un buon viaggio, la pianta ti ascolta e veramente si integra a te, c'è un linguaggio energetico. Magari non senti che ti risponde la pianta in quel momento, ma poi puoi anche sentirla risponderti nel viaggio quando prendi la pianta di potere. Adesso sì, bisogna stare molto attenti anche nel discorso fisico, perché
Ci sono persone che ad esempio assumono antidepressivi. Se tu prendi delle pasticche antidepressive, tu non puoi mischiare, e questo lo sa qualsiasi farmacista, non puoi mischiare delle sostanze perché fai un macello a livello neurologico e puoi avere proprio uno shock, e le persone possono rimanere male se prendi pasticche antidepressive con la ayahuasca, puoi diventare scemo, cioè veramente si può fondere un pezzo del cervello, per dirtela semplice. Sì, ho capito. E diciamo che il problema forse nostro dell'Occidente è che stiamo perdendo l'anima, cioè non ci stiamo distaccando troppo dalla natura, da Madre Terra, e anche l'anima la stiamo perdendo perché facciamo una vita troppo razionale, materialistica, sempre attaccati al telefonino. È rimasto poco, insomma, di primordiale, di coscienza primordiale a noi occidentali. Guarda, malgrado tutto, io conosco persone che hanno una, come te per esempio, no? Che hai una grande curiosità, che ti interessi, che ti apri, e per fortuna c'è ancora gente che si connette, no? Non necessariamente devi seguire lo sciamanesimo per essere connesso con la natura. Dell'esempio, io vedevo i vecchietti in Italia di campagna che anche vanno a messa e tutto, dicevano: oh, senti un po', la civetta sta a piangere, bisogna cacciarla via, perché qui qualcuno può darsi che se muore, guarda un po' l'uccelletto qua che viene qua, che secondo me qualcuno ci viene a visitare. Quindi le persone ancora, io l'ho viste persone connesse. Mia zia Caterina lo stesso, si faceva il solitario, e secondo come io veniva il solitario, lei capiva come sarebbe andata la giornata. Quindi ma non so se era mia zia o gli anziani che ho conosciuto, però io ho iniziato dall'Italia a avere questo nesso con la natura. Io mi identificavo ad esempio con l'immagine di San Francesco Assisi che parlava con gli animali, dicevo: no, pure io devo parlare con gli animali. Quindi sì, un po' sì. La volontà pure di uno di con che ti vuoi connettere, no? Perché nel sud Italia ancora, per esempio, si fa la pulizia energetica con l'uovo, si legge l'uovo. C'è ancora, io spero che si riavvivi, e che non è che bisogna adottare qualcosa che per forza... Cioè, perché vedo che in Italia c'è molto sciamanesimo latinoamericano, per me mi piacerebbe proprio che ci sia un risveglio proprio della cultura italiana, di riconnettersi con questa saggezza che prima c'era. A quello che la conclusione che sono arrivata io è che purtroppo hanno bruciato troppe donne, che non tutte erano streghe, donne semplici di campagna che sapevano di piante naturali, che sapevano di magia naturale, sapevano ascoltare i sogni, interpretare i sogni e cose basiche, che purtroppo, come dici tu, si sono perse, e che qui in Latino America infatti sono più vive. Perché, ecco, la persona che meno te lo aspetti, che ne so, magari un banchiere, lui si va a fare la pulizia sciamanica, quindi... Ho sì, capito, certo. Che vuoi dire, nel senso, sono d'accordo pure io, ne parlavo pure con un altro, con Angelo, un altro signore che ci segue, che ogni posto deve seguire la propria... Cioè, tu non puoi andare a prendere, che ne so, lo sciamanesimo messicano e portarlo in Italia e dire: adesso faccio lo sciamano messicano. Cioè, è un po' assurdo pure, perché, cioè, ognuno nel suo posto, cioè, c'ha i lignaggi della sua, cioè, di tutta la sua famiglia, del suo clan, e non lo puoi esportare così come si fa adesso, come dici tu, una settimana. Invece, casomai tocca ritrovare il nostro, perché tutto il mondo, no? Cioè, tutto il mondo, 100-200 anni fa, tutti quanti, le nazioni, tutti quanti i popoli avevano questa cultura sciamanica, insomma, i Celti, dove stavano, da noi c'erano i Sanniti, che ne so, i Piceni, e ancora prima gli Etruschi, che ne so, e ancora prima, cioè, i Sardi, in Sardegna pure dice che c'è una cultura fortissima, antica. Non è che dobbiamo andare a esportare la roba dalla Siberia o dal Messico, che ne dici questo? Certo.
certo, cioè io credo che, vabbè, se viene uno sciamano messicano in Italia a fare una cerimonia sciamanica, si può osservare e imparare, ma imparare per ricordare, per riaccendere questa fiamma quasi spenta. No, a me mi piacerebbe, dico, sarebbe bello avere un viaggio sciamanico proprio diretto a ricordare, magari insieme ad altre persone, a connettersi e recuperare la saggezza che è stata persa quando hanno bruciato molte persone, o ucciso nell'Inquisizione, non solo bruciato, no? E sì. Dico, chissà quante cose belle ci siamo persi, quanti libri o quanta semplicemente saggezza che era tramandata oralmente è scomparsa. No, sarebbe bello come poter accedere a quello che molti chiamano questi registri akashici, dove c'è l'informazione registrata, no? Che non è altro che un nome che si dà alla memoria universale, che è quella che non si dissiperà mai, la memoria di tutte le generazioni, di tutte le cose vissute, di tutta la storia, quello che veramente è accaduto e che non sta scritto nei libri, che sta scritto nella memoria universale. Ma sarebbe bellissimo poter accedere a questa conoscenza. È vero, siamo andati a fare delle passeggiate con degli amici ultimamente nella zona tra le Marche, l'Abruzzo, un posto che si chiama Lago di Pilato, e addirittura c'erano delle storie antiche che la chiesa prendeva tutte queste persone, le catturava, le bruciava perché loro, cioè, facevano questi riti antichi, no, primordiali, ma ne hanno fatti fuori un sacco. Quel periodo la chiesa ha fatto un macello, un periodo, ma non so preciso in che periodo era, insomma, però come dicevi te prima, hanno distrutto tanta roba. Sì, però non si distrugge, quella è una pace che ho dentro di me, perché questo l'ho visto anche in un viaggio sciamanico con la ayahuasca. Io ero triste, no? Guardando le notizie, cioè è normale che uno si intristisce, no? Con le guerre, con le ingiustizie, con la manipolazione, la corruzione, cioè una lista infinita di porcheria che ci sta in questo mondo malato, malato fra gli umani, no? Però quando ho preso da ayahuasca in questo viaggio, io portavo questo dentro, questa tristezza, e la pianta mi faceva vedere la bellezza, mi diceva: guarda che nella natura c'è il segreto nascosto e vivo, e tu puoi accedere, e non solo a livello etereo, no? In questi registri chiamati akashici, ma in modo vero attraverso le persone che sono connesse con questa saggezza, anziani, artisti, perché l'artista, ad esempio, si connette in modo spontaneo. La musica, ad esempio, è un linguaggio, no? E la pittura si manifesta dall'inconscio, ci porta immagini di ricordi, di cose che sono ancora vive e che affiorano in modo spontaneo e si manifestano e ritornano, anche se hanno bruciato tante streghe, donne sagge, anziani, eccetera. Questa conoscenza rimane nel DNA, rimane nella natura, rimane in questa memoria universale, si può recuperare, si può ricordare, riconnettere con questa saggezza immortale, si può. Ah, e bene. Questo che vedevo io era così contenta, diceva: no, che bello, quindi non vincerà l'oscurità. Diceva: no, ma quando mai? E invece un'altra cosa che ti volevo chiedere, Daniela, è il fatto, l'hai detto anche prima, no, che la magia si può fare sia, diciamo, per il bene che per il male, no? Sì. E per il male come funziona? Sai qualcosa? Come si può fare uno per difendersi da queste cose qua? Esiste secondo te anche quella? Sì, guarda, sai che mio padre, ad esempio, era il primo che mi parlava di queste cose, perché anche se lui molto razionale, ingegnere civile, normalissimo, niente sciamanico, lui lavorava in Africa, si è girato tutta Africa e tutta Sud America, quindi mi raccontava le cose. Ma papà era più grande di me, di 36 anni, quindi aveva un sacco di avventure,
Io rimanevo a bocca aperta a sentire le cose che raccontava, delle storie micidiali di Budù, magia nera, di cose terribili che lui aveva presenziato direttamente. Gli dicevo, Madosca, sì, bisogna starci attento, perché il bene e il male esiste in ogni aspetto. Con un coltello puoi fare una bella cenetta o puoi ammazzare qualcuno, e così con tutto. Con la mente, con le parole, con le azioni e con la manipolazione dell'energia. Quando l'energia è canalizzata dal cuore, dall'amore, fai del bene. Quando si odia, si ha invidia, si può ammazzare anche altre persone. E qui si vede molto, sai? E soprattutto, beh, non so se soprattutto, però dalla foresta amazzonica si sentono tante storie. Perché gli sciamani sono neutri, sono umani, non sono santi. Perché se erano santi non stavano qua sulla terra. Tutti gli esseri umani siamo umani, non si può divinizzare a nessuno. Certamente che dentro questo pianeta ci sono degli esseri speciali che noi riconosciamo, delle persone che si vede che veramente spiccano per la bontà e la purezza, no? Però questo non è una cosa comune, nemmeno nel mondo sciamanico. Quindi fra i sciamani si sente spesso che sì, si mandano le cosiddette frecce invisibili. E se sono invidiosi o hanno litigato, si ammazzano magicamente, cioè guerre, vere e proprie guerre energetiche. E si sa che dei sciamani sono morti perché non hanno saputo rispondere alla guerra energetica. Adesso il consiglio sarebbe stare sempre nella luce, vibrare sempre nell'amore, che è il primo scudo. Poi sì, avere delle determinate protezioni. Ad esempio, io non è che vado a litigare con nessuno sciamano, cioè non ci penso minimamente. Io li rispetto, li guardo da lontano, non mi avvicino se vedo che non è una persona di luce. Io semplicemente giro e vado per la mia via. Io ho avuto un'esperienza vicina di questo. È venuta una paziente, una ragazza di colore, afro-equatoriana, e stava malissimo e mi ha chiesto aiuto. Mi ha detto, guarda, sto male, ho bisogno di una guarigione, credo, non so che c'ho, come mi può aiutare. E guarda, facciamo una guarigione. Ho iniziato con una guarigione di imposizione di mani tipo Reiki, con le piume, con il tabacco, e mentre lei si rilassava ha cominciato a convulsionare in un modo strano, tipo come se fosse posseduta. Non era una convulsione epilettica, era proprio dei movimenti potenti come una danza proprio sul lettino. E dicevo, adesso che sta succedendo? Perché non mi era mai accaduta una cosa del genere, mai. E si metteva seduta e apriva la bocca e ha cominciato a gridare, e gridava come se gli facesse male qualcosa dentro, come se volesse vomitare qualcosa. Quindi ho detto, guarda, tranquilla, respira, senti il tuo corpo, stai tranquilla, cerca di mantenere la calma, respira. E lei respirava, si concentrava, mi dava retta, e io chiudevo gli occhi mentre facevo l'imposizione di mani, e con gli occhi chiusi ho visto una forma energetica che ha preso nel mio immaginario la forma di un serpente color piombo grigio scuro, che era intorcinato nella sua colonna vertebrale e che lei cercava di vomitarlo. E io con la piuma di Condor che ho cercavo di tirare fuori questa forma energetica che vedevo intorcinata nella sua colonna, e ho visto come è uscita dalla sua bocca. E in quel momento non sapevo che fare, perché era la prima volta che mi è successo, e con la piuma cercavo di buttarla lontano, no? di fare un vento perché vada via dalla finestra, immaginavo come usciva dalla finestra, ma lì per lì veramente sono stata molto confusa, semplicemente chiedevo aiuto, luce, protezione, e non ho saputo come agire. Infatti dopo ho avuto un problema per questo che ti racconterò. Dunque, lei immediatamente si è calmata, dopodiché ho visualizzato, con gli occhi chiusi ho visto un uomo di colore in piedi dietro di lei, alto. E gli ho detto, dopo che è finito tutto e che lei già stava bene, riposando tranquilla, contenta, sembrava un'altra persona, gli ho domandato, senti, ma tu hai fatto qualcosa? Cioè, perché questa cosa è un po' pesantuccia. Ho detto,
secondo me ti hanno fatto una stregoneria. Dimmi un po' che è successo. Mi dice, ah sì, sai che io sono andata in Brasile, lo sai, perché in Brasile è più bello, mi attirava. Sono andata in un gruppo, mi sembra che disse Candomblé, dove c'era questo sciamano capo del gruppo, però io mi sono resa conto che questo è deficiente, gliel'ho detto in faccia, gli ho sputtato tutte le verità in faccia di fronte a tutti i suoi discepoli. Dica una mosca! Ma come ci hai pensato, porca mia? Ma ti pare che puoi insultare lo sciamano maggiore, il leader capo della setta sciamanica brasiliana, che sono delle più potenti, così come se niente? Mi dice, eh sì, c'ha ragione, infatti dopo ci ho pensato. Detto, ecco. No, ecco. Infatti, non te li devi cercare, diciamo. Ecco, prima di tutto, no? Con morale della favola. Allora, io ho chiuso la guarigione, l'ho salutata, è andata via a casa e dopo mi viene a trovare un'amica che è mezza streghetta pure lei, e mi dice, oh Dani, senti, è successa una cosa strana, sono arrivata con la macchina, sono scesa dalla macchina e ho visto che c'era un uomo nero, un uomo di colore in piedi, un afro, di fuori dalla porta di casa tua. Mi sono girata e non c'era più, e ho detto, non vedi, ma stai a dire? Sì, ho visto, stava lì. Oddio, ho detto, guarda, gli racconto questa storia, e mi dice, no, tu devi pulire l'ambiente, cioè, qui bisogna che facciamo qualcosa, perché non è una cosa bella quello che mi stai a raccontare. Allora ho acceso tante candele, ho messo tabacco, incensi, non c'è stato niente da fa. Dopo di quello mi sono morti tutti i miei due gatti e io mi sono ammalata di morte. Che succede? Che io non avevo il fuoco acceso quando è successo questo, quindi mi è rimbalzata la stregoneria e mi è arrivata direttamente a me. Mamma mia. E io quasi muoio. E questa non è la prima volta che succede nel mondo sciamanico. Purtroppo bisogna starci molto attenti, bisogna avere le armi necessarie per proteggersi. Quali sono le armi? Il fuoco, la candela, il fuoco acceso, il tabacco. Io avevo acceso 5 minuti di tabacco, però presa dalla confusione il tabacco si era spento. E non avevo nemmeno la fascia rossa che mi metto all'ombelico, perché dopo di questo prendo 1000 precauzioni, cioè qualsiasi precauzione io la prendo, mi metto la fascia rossa sull'ombelico, mi metto delle pietre, accendo la candela, accendo il tabacco e ci sto attenta, perché sono energie molto potenti, soprattutto se viene da uno sciamano potente, e quindi uno deve essere altrettanto potente per evitare che arrivi a uno un rimbalzo. Non era la prima volta che mi succedeva, però questa volta me la successa in modo potente, in un'altra circostanza che non così potente mi era successo che avevo visto una paziente incatenata a un morto, e infatti lei mi raccontava che era andata da uno sciamano perché avevano rapito sua sorella nella tratta de Blancas, l'avevano rapita per prostituzione, e lei era andata allo sciamano per chiedere aiuto perché gli dicesse dove stava sua sorella. E questo sciamano gli ha detto dove stava sua sorella, l'hanno trovata, e dopo gli ha detto, se vuoi a questo qui gli facciamo una stregoneria, così se la piglia in saccoccia e paga per tutto il danno che ha fatto. Però stavano facendo magia scuretta, no? Cioè, anche se ti vendichi con tutte le ragioni del mondo, stai manipolando l'energia. Quindi cosa ha fatto questo sciamano? Ha chiamato un morto. E il morto è al servizio dello sciamano, quindi una persona disincarnata, una persona che veramente è vissuta e morta, lo spirito, e l'aveva legata a lei perché lei era chi chiedeva questa magia. E io ho visto questo. E io ho detto, senti, vuoi che rompo questa catena? Perché a me non mi sembra una cosa bella, mi sembra una cosa lugubre, strana. Perché l'ho visto prima che lei mi raccontasse tutto questo, perché dopo che l'ho visto io gliel'ho chiesto. Allora ho sciolto questa catena energeticamente, però dopo mi è successo che mi è morto il gatto. Però in quell'occasione non ero molto cosciente di quello che stavo a fare e credevo che fosse una coincidenza. Però dopo gli sciamani, perché io vado dai sciamani maggiori dopo per raccontare le cose che mi succedono, mi dico, cocca mia, devi stare attenta a tutte queste cose, non puoi fare così, devi avere protezione, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, okay. E adesso, grazie al cielo, non mi è successo più niente.
Ma insomma, no, non si scherza con queste cose, vieni. Sì, non si scherza, bisogna, guarda, basta che uno vibra nella luce, nell'amore, e qualsiasi cosa uno sta nel bene, protetto dal bene. Certo, certo, nel senso che poi ognuno ha un suo percorso, un suo cammino, lavorare pure molto su noi stessi per andare verso il bene, no? Lavorare su noi stessi per consapevolmente capire, insomma, i nostri difetti, tentare di migliorarli, capendoli, insomma, perché tanto non è che li possiamo prendere di petto, insomma, dobbiamo capirli, insomma, e capire che solo il bene ci può aiutare. Sì, sì, ma in ogni senso, perché uno pensa che uno deve fare l'elemosina per fare il bene, non è così. Il bene inizia dalle piccole cose: alzarsi presto la mattina, mangiare sano, fare un po' di esercizio, respirare, cioè, inizia dal nostro corpo. Infatti nel mondo sciamanico si parla molto della salute del corpo. Tu devi essere forte. Se non sei forte, ti possono entrare qualsiasi tipo di cose, cioè uno si ammala, se uno ha le difese basse si ammala. E nel mondo energetico lo stesso, ti si attaccano cose scure, negative, larve astrali, energie strane, i morti ti vengono appresso. Cioè uno deve stare pulito fisicamente, emotivamente, mentalmente, tutto è connesso e tutto deve stare pulito. E infatti proprio in quel periodo io mi ricordo che stavo un po' male del fegato e allora ero anche debole, capito, fisicamente non ero potente come per poter affrontare una cosa del genere, ma io non le sapevo queste cose si imparano via facendo, no? E certo, con l'esperienza. Sì, pazienza e umiltà. È così, ok, penso che ci hai dato un sacco di elementi su cui riflettere, c'hai una vita, insomma, bella piena, anche se sei giovane, e niente, poi ci sentiremo casomai più là e parliamo di qualche altra cosa. E ti ringrazio sì, anche tanto. Magari rispondere domande, perché immagino che dopo questa lunga chiacchierata le persone che ascolteranno il podcast avranno parecchie domande, quindi magari possiamo anche rispondere alle domande. Ah, è vero, sì, facciamo così, scrivete sotto al video allora su YouTube se avete delle domande da fare a Daniela, e poi dopo casomai fra un mesetto lo faremo un altro video, ok? Grazie. Va bene, Sergio, tante grazie per questa opportunità. Ciao. Ciao, Sergio, ciao. Le bambole hanno un potere speciale. Guardando i loro occhi, ogni persona vede cosa porta dentro di sé. Può vedere dolcezza, tristezza, allegria. E un'altra persona potrebbe vedere esattamente il contrario. Ebbene, noi ci riflettiamo nei loro occhi e questi bisogni possono essere trasmutati. Le bambole psicoalchemiche ti accompagneranno nella comprensione e la trasmutazione dei processi mentali che progettano la tua vita. La vita che crei in modo conscio, ma soprattutto in modo inconscio. Questo disegno di psicologia mistica si basa sui 22 archetipi che sono alla base dell'immaginario collettivo. Queste figure scoprono la nostra essenza sincera e trasmutano il piombo delle nostre colpe e paure nell'oro della piena consapevolezza e salde certezze. Si chiama Lucero? Sì, Lucero si chiama. Ah, già. Thank you.
applauso, per favore. La Lega sorbirà